Quest'oggi avete incontrato il ministro Orlando, il ministro del lavoro. È stato un incontro produttivo, positivo per la sua partenza? Beh, già il fatto di essere convocato dal ministro io la vedo una cosa positiva, no? Nel mio caso si è arrivato fino all'attenzione del ministro. Comunque il ministro si è già mosso, per me questa situazione non fa che piacere, farmi pensare in maniera positiva sul futuro. Oggi si è ribadito che comunque sarà attento ancora al caso, tenetemi aggiornato sull'evolversi della situazione, di come va un attimo questo colloquio che stiamo avendo tra gli avvocati. Vediamo un po', dipende da loro adesso. L'azienda pretende le scuse, questa potrebbe essere, diciamo, un modo per poter rientrare a lavorare per lei, oppure è diventata anche una, diciamo, una questione di principio? No, non si tratta, non è una presa di posizione, però quando viene poi chiesto così, che non è, uno sbaglia, allora l'altro ti dice chiedi scusa, è legittimo, no? Se uno non sbaglia e l'altro ti chiede scusa, perché devi chiedere scusa? È lì il noccio della situazione. Io infatti, come me, io non sto chiedendo che l'azienda o chi fa le leggi dell'azienda mi chieda scusa. Io da sempre ho sempre chiesto la revoca del licenziamento perché è ingiusto e quindi reintegro nel mio posto di lavoro. Non è la prima volta, molto probabilmente non sarà neanche l'ultima. Ecco, cosa può fare un'istituzione come il Ministero del Lavoro per cercare di evitare queste sgradevoli situazioni? Sicuramente può mettersi in mezzo e verificare il perché magari avvengono determinati meccanismi, determinate situazioni che comunque non fanno bene sicuramente alla fabbrica in sé. Si sa benissimo, no? Che quando si lavora con un clima di tensione non si lavora bene, per lavorare bene bisogna essere sereni. Già, voglio dire, l'ambiente lavorativo è una fabbrica che produce acciaio, di siderurgia, quindi immaginate già le preoccupazioni quando si va sul posto di lavoro, è sempre un posto molto pericoloso. Se poi lavori anche con la tensione addosso, il rischio di incidente aumenta, no? Si sa. Ha avuto modo di parlare con ArcelorMittal a quattro occhi per chiarire? No, abbiamo parlato ieri, abbiamo incontrato ieri io e il mio legale, il direttore delle risorse umane insieme al legale dell'azienda, dove abbiamo letto il loro provvedimento, dove ci facevano capire i punti che andavano male e che l'avvocato in un ennesimo comunicato invece ha cercato di chiarire, di far capire meglio perché proprio non riguarda loro quei punti. Siamo in attesa di una loro risposta, se va bene. Ecco, con il senno del poi lo riscriverebbe quel post? Guarda, non l'ho scritto io, scusami se ti corrego, sì. Io l'ho solamente copiato e incollato, ti dico di sì, lo rifarei, perché non c'è niente di male, è un post che pubblicizza una pitch, quindi che c'è di male a fare pubblicità a una pitch? Io non ci vedo nulla di male, poi ognuno trae le sue, ti ripeto, quando uno legge ognuno si fa una sua interpretazione, però quello è comune e tutti quanti voi lo state vedendo che quel post pubblicizza una pitch. Non sta additando e incriminando nessuno, o la fiction magari ha voluto sollevare il problema su quello che era un periodo storico, che è quello del 2003-2004, se non ricordo mai l'orientazione della fiction, c'è avvenuto quello che è avvenuto, e non solo a tavola.